Amici di Infiniti Racconti, questa è una comunicazione di servizio. Qui è Junks che parla. Ci terrei a comunicarvi che il nostro caro Rudin, dato che è maturato, è diventato una persona realizzata, non si rispecchia più nei nostri video e nel nostro modo di presentarsi alle persone. Quindi Rudin, da oggi, non fa più parte di Infiniti Racconti. Ci siamo io, Junks, Briggius, e credo ci saranno delle nuove aggiunte. Nel video faremo tanti riferimenti a Rudin, diremo che avremo aggiunto delle sue foto, cosa che abbiamo fatto, abbiamo caricato il video, ma a lui non è piaciuto, si è arrabbiato. E quindi abbiamo fatto questa discussione, siamo giunti a questa conclusione e stiamo ricaricando il video senza le sue foto. Quindi se nel video sentirete dei riferimenti che non vi tornano, sappiate che è appunto per questo. Purtroppo chi non è più gioioso, chi si è rattristito a causa di anche cose semplici della vita e non riesce a darsi una scossa e a scrollare tutte le negatività per tornare giovane e felice come era un tempo, non rispecchia lo spirito di Infiniti Racconti e non può più stare con noi. Quindi lui non ha avuto il coraggio di dircelo apertamente, questa incazzatura ce l'ha fatto capire e noi, siccome siamo ancora però molto amici e ci teniamo a lui, abbiamo detto: non ti preoccupare Rudin, ci pensiamo noi, ricarichiamo il video e da ora in avanti non ti considereremo più. Se vogliamo andarci a bere una birra, quando vuoi. Quindi forse la voce si sente, sono un po' commosso. Amici di Infiniti Racconti, buon video. Amici di Infiniti Racconti, si dice che in molte legislazioni di questo mondo la necrofilia, ovvero avere del piacere con i morti, sia un reato. Ma noi, anche se sembra che siamo morti, in realtà non lo siamo. O è un reato lo stesso? Ne discuteremo in questa puntata. Qui con noi non c'è quella Peppia Pippanazza di Rudin, ma c'è il nostro altro socio in affari, in affari loschi. Ciao a tutti amici di Infiniti Racconti dal vostro Briggius, e salutiamo ovviamente gli amici di Video Game Generation, perché ovviamente io subito collegato. Però diciamo tutto ragazzi, qua bisogna ricominciare, Gianluca. Bisogna ricominciare a fare qualcosa ogni tanto, perché so che quando non sentite amici di Infiniti Racconti vi viene qualche brutta malattia. Oggi appunto faremo tipo un programma di Bruno Vespa, no? Cui analizzeremo sia la politica del piacere con i morti come noi, sia che sui lati di Topolino. Sì, c'è anche il fattore omosessualità latente. Parleremo di tante cose. Allora, tu pensa ad una cosa. Sì. Che brutto che stiamo parlando di sessualità latente e non c'è Rudin. Rudin è molto latente in sessualità, quindi sarebbe... veramente Rudin è latente da un sacco di tempo. È latitante. Rudin è latitante. 2009 che è latitante, Rudin. In tante cose. Però insomma ragazzi, noi volevamo farvi, come avevo detto su Facebook, un videogioco plug and play. L'abbiamo fatto. E come al solito non abbiamo fatto nessuno dei giochi che avete chiesto voi. Ma per quale motivo? Perché ha detto Fabrizio ha detto: ma guarda, ti do accesso alla mia libreria Steam, scaricati Call of Duty cazzi e mazzi prima che io arrivi. Sono 42 giga. Senti, bello mio, in realtà è perché volevamo fare un gioco serio, un videogioco dove si parla di attualità, dove si parla di... Di Rudin. Di Topolino. Topolino. Ma ci sono tante analogie fra Rudin e Topolino. Topolino all'orecchia. Topolino parla. Orecchie grandi. Topolino però... L'orecchia dice anche ricchia. Però... però grandi Topolino... orecchie. Ma Topolino è albanese? Secondo me è tipo un rifugiato politico che copre la sua identità mettendo solo le brache, così nessuno lo guarda. Nessuno lo guarda. Bene, era un gioco hardcore e noi amici di Infiniti Racconti volevamo dirvi che sono tutti capaci di fare un video in alta definizione, in 16 nodi. Noi siamo più old school, in realtà è perché Jackson non ha il televisore che sta un'altra parte. Quindi video in 1024x768 in 4 terzi. È un gioco di merda. No, il gioco in realtà è carino, Cioè, è godibile, non un platform fiquo.
Non chiedi chissà che cosa, però è divertente da giocare, insomma. Dai, è un gioco... No, è carino. Carino. Ci fermiamo a carino. Oh, c'è qualcuno che ancora ci risponde sulla pagina Facebook, eh? Attenzione, allora, attenzione. Ragazzi, sì, vogliamo riprendere a tingere a piene mani dal canale di YouTube, perché in realtà noi vi pensiamo. Poi soprattutto a noi ci brucia il culo che non facciamo video. Magari poi la pigrizia ci ucciderà, però diciamo che l'intenzione magari vorrebbe anche essere... Sì, di tornare un po' più attivi, più che altro perché ragazzi, so che vi divertite con noi. Noi effettivamente ci divertiamo da morire a fare video in questo modo. Però qual è? Brighio sta a Torino, Rudin sta a Milano, Gianluca è diventato barese e quindi automaticamente... Non sottolinearlo. E quindi praticamente il problema si è sempre posto. Ma adesso il Brighio si vuole rimettere in affari con... Siccome non c'è niente da fare, Brighio. Assolutamente, vuoi mettere all'università di Video Game Generation? Non riesco a finirmi The Ling Light. Cioè, pensa, fra grattarmi le palle e fare video, che facciamo? Facciamo un video mentre ci grattiamo le palle. Assolutamente sì. È la soluzione a ogni problema. Quindi ragazzi, fondamentalmente l'idea è questa. Facciamo dei video, però visto che il video lo farò io a Torino. Io farò il lancio. Junxo farà il lancio e Rudin... E Rudin è latitante. Chiamiamo... Come diceva Daniele Silvestri, che diceva la paranza. La paranza e la latitanza. Latitanza. Però non c'è l'albanese. E se io latito, mica faccio un illecito. Ma Rudin fa gli illeciti? Non sappiamo. Rudin è illecito di per sé. Ragazzi, ci siete mancati. Allora, torniamo al discorso. In realtà noi siamo morti e quindi piacere dai nostri video sarebbe reato? O non è reato trarre piacere dai morti? Non è reato perché in realtà questo cadavere l'abbiamo sempre tenuto in vita perché non siamo... Siamo dei vegetali. Fruitori dell'eutanasia. Vegetali collegati a un respiratore siamo. Assolutamente sì. Più che altro perché noi siamo quasi sia i super impegnati di sta ceppa, però c'è sempre dispiaciuto non fare video per voi, ragazzi. Ma soprattutto Fabrizio, perché avevi questo gioco nell'hard disk? Perché scaricato a caso mentre eri ubriaco? Perché in una delle varie conversazioni Massimo di Video Game Generation mi ha detto: scaricatevi e compratevi pure Castle of Illusion, perché magari esce qualche... Non lo so, ce l'aveva Antonio nel... Non ti mi ha detto ricordo. Guarda, una volta che ero diciamo ero in trip, mi è apparso Topolino vestito come un'immagine sacra. Ho detto comprami. Era Topolino con la maschera di Putin. Di Putin. Ha detto comprami. Qua devo dire, stiamo vedendo il labirinto difficilissimo dove prendi le strade a casa e vinci lo stesso. Questo è per testare il livello di intelligenza dei giocatori. Se sì, per vedere che c'è la freccia. In realtà tu prendi un'altra strada dove non c'era. Ma vogliamo parlare delle interessantissime cutscene che non finiscono più e che tu piuttosto ti vorresti sbattere contro il muro e ciao. È vero. Cioè, all'inizio, meno male, c'è una stagione che abbiamo fatto perdere tempo ai ragazzi per mentre potevamo fare qualsiasi altra cosa. No, che poi, a parte questo gioco bellissimo, no? Cioè Fabrizio se l'è giocato due volte. Perché ma fondamentalmente abbiamo registrato. Grazie di Xtory. Poi l'audio se n'è andato, bah. Grazie di Xtory. Poi abbiamo aperto... No, quello è grazie al tuo computer. Poi abbiamo aperto la cartella e non c'era niente. E grazie di Xtory. Abbiamo dovuto riregistrare. Ma noi non ci stanchiamo per queste cose perché lo facciamo per voi. Perché gli amici di Infiniti Racconti fanno un po' quello che vogliono. È bellissimo che noi quasi sia facciamo video sui videogiochi. Ma il videogioco in realtà non serve a niente in tutto quello. Noi vorremmo mettere cani che si leccano i testicoli e ci andrebbe bene lo stesso. Sì, diciamo che poi cambierebbe un po' l'audience delle persone che vedono i nostri video e sarebbe un audience inquietante. Insomma, perché non credo che le persone che guardano i cani che si leccano i testicoli siano tanto raccomandabili. Dici però, no. Non è che fra di voi c'è qualcuno che... Oddio, che... No, qualcuno no che dai, evitiamo. No, ci sono leccatori di testicoli di cane? No. 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 No, no, dai, per favore, sono scusami, ma quello non è il jack adattatore che stavi cercando prima per le cuffie? Infatti l'ho trovato e l'ho messo. Ah, pensavo lo stessi trovando. L'Alzheimer! Amici di... Amici dell'Alzheimer! Amici di... Ma come ci chiamiamo? L'Alzheimer me l'ha fatto dimenticare. Amici dell'ospizio geriatrico. Come sempre manca Rudin. Ragazzi, allora facciamo Rudin così. Rudin è vecchio allora, dentro. Siamo social. Intasiamo Facebook e Twitter. Facciamo esplodere internet. Facciamo esplodere la internet. Un hashtag contro Rudin che deve tornare. Rudin. No.
Allora, il problema è questo. Siamo sui social, giusto? Quindi non possiamo essere razzisti come lo siamo con Rudine. Né omofobi. Altrimenti, altrimenti poi la gente ci lincia. Giusto? Giusto. Come facciamo a essere cattivi con Rudine? Rudine evoca solo sentimenti negativi, capisci? Riuscire a trovare una cosa un po' edulcorata per le masse del Moige. Moige, no? Si chiamano i genitori esauriti? Non lo so. Moige, sì, quello faceva censurare i cartoni giapponesi per adulti, rendendoli per bambini. Aspetta, no, non lo so. Non lo sai? No, non lo so. Era uno scorreggio quello? No. No, io ho fatto... No, non mi sono mosso. Ok. E rutta con noi. E vediamo. Sì, qua ragazzi... Rutta cola. Tra tutte le altre cose abbiamo trovato nell'hard disk di Junks delle record che imbarazzanti che non vi faremo vedere. Prova. Amici di Come Morire Ruttando. Esatto. allora, pensiamo all'hashtag. Facciamo hashtag. I seri. Hashtag. Free Rudin. Ragazzi, andata. Free Rudin. Ragazzi, mi raccomando, taggate Rudin. Che deve diventare trending topic su Twitter. Allora, hashtag free Rudin. E oltre a mettere... Aspetta, cerchiamo Rudin. Complichiamolo. Firenze, Roma, Empoli, Roma, Udine, Domodossola, Imola, Napoli. Tu Free Rudin. Lo sai che sei stato l'unico in tutta la gente che sta sentendo che ha capito che hai fatto lo spelling di Free Rudin, vero? Adesso possono tornare indietro nel video a risentirselo. allora, non mi ricordo. Allora, Voi diciamo pure l'account Twitter Mister, di... Mister... Triste, eccolo. No? Allora, oltre a mettere l'hashtag Free Rudin, followatelo e scrivetegli messaggi sconci. Mettergli messaggi sconci con Free Rudin e @MrRud, scritto MR_Rud. Compitiamolo. Chiocciolina, Milano maiuscolo, Roma minuscolo, _, ovvero trattino basso, Roma grande, Udine piccolo, Domodossola piccolo. Quindi ragazzi, mi raccomando, intastategli Twitter in questo modo. E ovviamente anche Facebook, perché torniamo attivi su Facebook. Mettetemi piace su Facebook, perché il sito non cercatelo, perché mi hanno chiuso il server. Esatto. Io mi chiedo, no? Devo ancora ripristinare, allora, su un altro hosting. Visto che noi oltre ai videogiochi facciamo anche interviste. Non ci vai a fare niente! Oltre a fare videogiochi facciamo anche interviste. Faccio interviste. E non puoi interviste all'infinito. Lo so, perché faccio. Io dico, ciao, siamo di Infidel, siamo belli e bravi, ma abbiamo questo sito che in realtà non c'è. Però c'era ed era bellissimo. E tu dici, vabbè, molti mettono Facebook, siamo Facebook, abbiamo 138 iscritti. C'è YouTube. Qualcuno lì è rimasto. 3.000, siamo oltre 3.000. Vedi, siamo stati da essere pionieri all'essere ricordati come pezzi della storia minore. Allora, ora ti dico pure quanti siamo. Siamo 165 video. Però non mi dice gli iscritti. Perché non mi dice gli iscritti, sto babbo? Perché non ce ne stanno più. Non è vero proprio. Dopo questo video tutti si sono disiscritti. Impostazioni. Che te ne fai delle font, se non puoi vedere manco gli iscritti? Ma perché... Cioè, finché avessi Windows Phone diresti, sfiga la piattaforma, sfiga l'app. C'è l'iPhone. Aspetta, ma te lo dico. Conti. Ok. Come disse Cesco, devi aprire la classe. Infiniti lamenti. 2.995 iscritti. Sono calati. Tieni conto che ne eravamo più di 3.000. Ragazzi, fra i primi a fare le stream in Italia con Yotobi ospite, esatto. Fra i primi a fare Call of Duty, cioè, poi quindi ragazzi, automaticamente vi chiediamo, rimanete con noi, rimanete con gli amici di Infini Racconti, diffondete del verbo in omaggio un rapporto con Rudin. Lo sai che abbiamo perso 6.000 iscritti in questo istante? Dici anche le donne voglio. Anche sì, esatto. Dobbiamo trovarci uno meno Rudin. No, infatti. Il problema è che non abbiamo manco amici bellocci. Dobbiamo rivalutare le nostre vite, Luca. Bene. Allora, parliamo dell'omosessualità latente. Non c'è niente di male. Allora, già, l'omosessualità latente di Topolino. Allora, Topolino già di per sé ha la voce strana. Allora, diciamo che già in inglese ha una voce più gay che in italiano. Assolutamente sì. È proprio un filo. Un filo tremendo e sembra... Quando... Lo stereotipo del gay che però cerca di fare la donna. Quello stereotipo che vedi nei film, che vedi, no? Io penso che questo video sia uno dei
più politicamente. Intanto abbiamo visto la boss fight. No, la boss fight era del tipo salta, salta, calcio in testa, salta, salta, calcio in testa. C'è anche bendato, occhi chiusi. Sì, intanto io ho detto, vuoi provare? Ma io sto stressato, non mi va di giocare. Comunque, non so, ragazzi, state attenti a Topolino in alto a sinistra, nella GUI. Per quale motivo? Perché quando viene colpito fa una faccia un po' strana. Sì, a parte le grandi orecchie, che già... E il fatto che con Minnie non è sposato né si è mai baciato. Quindi questo già pone degli interrogativi sulla sua, sul suo orientamento. Sì, ma quindi se Topolino si fa le topoline, stranamente passa tanto tempo con Pippo. Esatto. Pippo, che anche il nome evocativo. Tenendo conto che se Topolino si fa le topoline, Pippo si fa le pippe. Esatto. E le fa Topolino. E a Topolino. Quindi questo è un loop infinito di cose. Quindi scocce. A parte questo, quando Topolino viene urtato, tipo una damigella che urta una bracciolina. E non come quando state camminando scalzi per casa e urtate con il mignolino l'angolo del comodino. Fa. Eccolo. No, ecco. Non fa la faccia quando urti calpesti una Lego. Fa la faccia di come quando tu vai a trovare un amico molto gay e nel cuore della notte ti senti la presenza. Presenza. Con la sabbia. E tra l'altro, Fabrizio mi faceva notare come gli sviluppatori non hanno fatto e basta sul colpo. Fanno ho notato che questa la sequenza di quando si fa male è molto lunga. Ecco, dura nonostante. Cioè, che... lo vedi, capito? Cioè, il povero bambino che ancora non ha deciso la sua religione, il suo orientamento, lo vede e dice. No, perché la questione è questa. Effettivamente, nel gameplay viene urtato, riprende subito. Nel gameplay, sì. Questo basito. E riprende subito. Mentre poi nell'interfaccia grafica, no. Cioè, l'interfaccia utente... No, l'interfaccia grafica ti mostra quello che sta pensando Topolino per tutto e siccome quel tempo. Il momento gli è piaciuto, cerca di riviverlo quanto più possibile, capito? Perché il piacere. Ovviamente i nostri viaggioni. Ragazzi, non siamo gente normale e vogliamo bene a tutti, tranne che Rudy. Comunque è incredibile vedere come, nonostante non facciamo video da un sacco, il livello di ignoranza. Di degrado, di ignoranza, di essere malati. Degrado mentale su Spacobot. Spacobot rovina le amicizie. E rovina i gruppi. Ragazzi, se avete un gruppo Telegram, metteteci Spacobot. Perché WhatsApp ormai è per sfigati. Esatto. Iscrivetevi a Telegram. E cercate Spacobot, cioè il robot che spacca bodilia. E là praticamente, ragazzi, il degrado mentale fa tutto. E là si vede poi degrado mentale, oppure zizzania, oppure segreto. E vedete un po' come le amicizie si rovinano, insomma. Comunque, ragazzi, noi ve lo consigliamo. Non ci hanno pagati. Perché noi facendo i video perdiamo solo soldi. Cioè non è che andiamo a paro, cioè proprio... Ma non ci proviamo nemmeno ad andare a... Ma non ci proviamo nemmeno a fare un centesimo. No, perché... Come si direbbe dalle nostre parti, l'uncriscio, cioè la poca voglia di fare è così tanta che guarda che neanche lavorare, no, guarda, no, piuttosto cazzeggio, no, cioè, no, perché dovrei impegnarmi un po' e guadagnare qualcosa dai miei video, perché? Quindi comunque, tornando al video, tieni conto di una cosa. Topolino. Abbiamo detto che si tratta di Topolino, il nome l'abbiamo detto, Castello Villucia, così abbiamo detto anche il nome. Chi l'ha sviluppato? Sega. Ok, esatto. Sega. Dopodiché abbiamo detto che Topolino è gay, che quando fa la faccia che... Ma adesso sta con lei, o no? Che fa la faccia che era brutta in sei paesi questa. Era Povia. Esatto, era povera. Ma sai che Povia è un complottista in quei video che dice che tipo le cose brutte dei complottisti? Io mi posso chiedere, fare un'altra domanda. Perché ti segui Povia? Non seguo Povia, seguo Paolo Attivissimo, giornalista antibufala, che ogni tanto condivide queste perle smerdandolo, che triste. Dai cazzo, dai, Povia, dai. Ma Fabrizio, sì. Abbiamo detto che il nome del gioco, abbiamo detto che Topolino è gay, abbiamo detto che c'è la boss fight sfigata. Basta, questo è Topolino. Ma qual è l'obiettivo del gioco? C'è la strega. Quella strega era quella di. Era la strega Topolina? Di Biancaneve? Sì. Non che era, prende Topolina. Non è la strega, no, cioè, prende Topolina. Che poi no, se Paperino e Paperina, dico io, Paperino e Paperina, perché Topolino e Minnie? No, è Topolina e Minnie. Però aspetta, perché non è che vabbè. Tieni conto però che è stato un Minnie. Topolino nasce in America.
E lo so. E nasce stato... come Mickey Mouse e Minnie Mouse. Ma siamo la... noi che abbiamo fatto la trasposizione degli stupidi. Perché in Italia la trasposizione, le traduzioni sono fatte no, male. No, in realtà è tutto più complesso. Perché è stato durante l'epoca fascista. Perché tutti i nomi dovevano, non ci dovevano essere parole straniere. E tutti i nomi dovevano essere tradotti. Anche quei tipo altri personaggi dei fumetti venivano tutti tradotti. E quindi perciò Topolino è diventato Topolino, capito? Ti rendi conto che... Una cosa seria! Abbiamo detto una cosa seria. Esatto. Momento storia. Adesso, momento staremo, adesso staremo in silenzio fino alla fine del video. Se non diremo altre cazzate che ammazzerebbero. Sì, però si vede che Minnie. Perché Minnie? Cioè, capisci? Non può neanche dire che è un riferimento a una parola gergale che no. definisce ciò che caratterizza una donna. Perché è piatta, Minnie. Possiamo tornare su qualcosa che non sia. Di che vogliamo parlare, Fabrizio? Allora, parliamo... Allora, dicevi che era piatta? No, in compenso mi hanno detto che che Superman contro... Anzi, Batman verso Superman. Perché, sto scendo, perché uscito, non, ha, perché non hanno avuto le palle. E il seguito di Superman sì. però ha fatto ridere i polli, Man of Steel. Perciò non hanno avuto le palle di chiamarlo Superman contro Batman, perché altrimenti avrebbero rievocato le risate dei polli. Allora hanno detto... Ah, il Batman di Nolan, di cui i primi due belli, il terzo pure una mezza patecchia. Però, diciamo, il Batman di Nolan tira. Allora facciamo Batman contro Superman. Perché la gente sente ma Batman. È Superman contro Batman o Batman, Batman contro... contro Superman? Quello ha messo prima Batman. Perché hanno avuto le palle, così la gente sente Batman e fa: cazzo, Nolan, andiamo a vederlo. Batman. Batman. È l'uomo pipistrello. Vabbè. Momenti di disagio totale. Però dice: io non l'ho ancora visto. Ti cioè, per quale motivo siamo così disagiati quando facciamo le cose? Avremmo avuto problemi da infanti. Saremmo caduti dal seggiolone. Sì. Saremmo. Anzi, ti posso magari fare... abbiamo bevuto l'acqua del vate. Potendo fare una so. Citazione, non sono pazzo. Mi ha fatto controllare. Già. Allora, che stavo dicendo? Quindi dice che è molto triste. Credo che io andrò. Allora, i Fantastici 4 mi sono proprio rifiutato di andarlo a vedere perché. Cioè, no. Ma quali? L'ultimo, cioè, gli altri due li ho visti. Cioè, forse vabbè, me lo sono perso questo. Godibili. L'ultimo Fantastici 4, dico, ma anche no. Tant'è vero che poi si sono rifiutati di fare il seguito. Loro hanno fatto questo perché altrimenti i diritti sarebbero tornati alla Marvel. Allora la Fox, per non perdere i diritti, ha fatto un film di merda che ora avrebbe prolungato il contratto. Intanto qua Fabrizio cade come uno. Sì, non avevo ancora capito la situazione. Come situation. Uno con la... Non avevo con la poliomielite. Non avevo capito la l'antifona. Ma un po' poliomielitico Topolino come cammina. Guarda. Guarda, con le gambe storte, guarda. Posso dire che fino a me abbiamo soltanto insultato questo gioco? Sì, vabbè, ma alla fine. Ma no, ma è carino. Perché lo stiamo insultando così tanto? Ma hai visto che cagata di animazione quando si attaccava alla liana? Cioè, hai visto? E vabbè, però. Cioè, tu sei troppo. Cioè, sei troppo. Adesso dovrei attaccarmi alla liana col pene? O direbbe Peter Griffin? cioè. E anche i topi sono persone pessime. Come i cavalli. Sono delle brutte persone. Brutte persone. Esatto. Che cavolo. Poveri topi. E due volte ce lo siamo giocato questo gioco. E lo sai che adesso ci stiamo mettendo contro l'associazione topi del mondo. Basta che poi le tope non sono contro di noi. E Gianluca si sta rendendo sempre più triste. No, in realtà no. Era la battuta che è triste. La battuta è triste, il concetto no. Il concetto ci sta di fondo. Il concetto di fondo. Ma se di fondo alla fine arriva. E nel frattempo cosa fai? Pippe, con Pippo. E scusami, però no. Se poi il fondo si consuma, cade. E poi ci sono gli alieni. E poi perché mi stai guardando male? Mi stai evocando battute troppo brutte sul sedere di Rudin, che non posso dire, capisci? Su quanto sia profondo. Quindi non posso dirle, quindi non stuzzicarmi. Però, allora, hai notato che quest'uomo manca... Vedi, ragazzi, l'hashtag deve tornare... Ma non vi manca Rudin che fa la voce della notte? Vedi, cioè lui ci deve essere, perché poi perde. Oh ragazzi, qua stiamo cicciando, gli ultimi. Finito. Minchia, il tempo vola e non tu sei sempre sola. Max Pezzani, vabbè. Ricordiamo un paio di cosce. In questi secondi di nero finale. Di nero finale, lasciamo il nero, non lasciamo di in nero. Altre battute lasciamo su Rudin, lasciamo la foto che c'è sulla tua tazza.
No. Non la tazza del cesto, la tazza. No, 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 è compromettente. Lo sai che pubblicherò quella tazza? Compromettiamo, quella foto su, compromettiamo un'altra persona a caso, cioè Rudin. Non compromettiamo me. Ah, già, perché ovviamente, ragazzi, il video è in 4/3. Se, YouTube è in 16 noni. Se ce la facciamo, vorremmo riempire. Non se le facciamo. Forse non hai capito niente. Vorremmo riempire, diciamo, questo, bordine, nere, senza fare quella caccata del video che si sdoppia sfocato, che distrae per 20 minuti, cioè poi disturbi l'attenzione, sindrome ossessivo compulsivo e compagnia bella. Esatto. Però mette delle chicche di Rudin. Perché noi abbiamo parecchie foto compromettenti. Non poi, io dovrei ancora avere quella della festa di laurea. Eh sì. E faremo riempire così questo spazio. Io tengo anche quella della prova di streaming che abbiamo fatto mentre stavo a Torino. Quella ci denuncia. Dici? Quella ci denuncia. Lì i Beatles si sciolgono. Ehi. E arriva la denuncia. Ehi, però diciamo che è Rudin, però gli copiamo la faccia, così non possiamo... Anzi no, non diciamo che è Rudin, lo mettiamo con la faccia oscurata... I ragazzi capiscono, però lui non ci può dire nulla. L'abbiamo appena detto. Chi è Rudin? Non è vero. Va bene, quindi cerchiamo di fare questo patchwork artistico per deliziare e stroticare i vostri coni visivi e così vostri anche, occhi. E così anche voi avrete la suave facciona di Rudin mentre guardate il video. Così poi nei momenti di solitudine, quando nessuno sarà accanto a voi, potrete sentirvi meno soli guardando... La faccia di Rudin, facendo anche cose sconce. Dovremmo iniziare a fare i video con la webcam puntata sopra di noi. Sì. Però è troppo fatica! Quindi no, non si fa. Vabbè, io a Torino lo farò. Va bene. Ok. Amici di Infiniti... No, scusami. Io. Amici di Infiniti Racconti e di Come Morire Ruttando. Ricordiamo di l'hashtag Free Rudin. Free Rudin, perché Rudin deve tornare a uscire, ragazzi, da questo antro di tristezza, questa batcaverna piena di negatività in cui si è quindi calato. Voglio tweet e messaggi sconci su Facebook riguardanti Rudin e a Topolino con le sue grandi orecchie. Con le sue grandi orecchie, con l'hashtag Free Rudin e taggando Rudin su Twitter @MrRud con l'underscore in mezzo. Esattamente. E mettete mi piace su Facebook, iscrivetevi al canale, riscrivetevi, portate i vostri amici, parenti, mamme, nonne, zie, bisnonne, cugini, cuginetti e topi. E niente, speriamo di continuare. Eh sì, e quindi salutiamo da Brigius e da Gianluca Junks. Finisci tu. Ah, devo finire io? Sì, cazzo, dovevi dirmelo. Allora, rifacciamolo. Perché se no, cioè, Video Game Generation finisco. Rifacciamolo. Io. Ridammi. Perché su Video Game Generation finisco. Sì, io. Riservimela, capito? Riservimela. E quindi, ragazzi, da Brigius e da Gianluca Junks, un saluto e un appuntamento al prossimo video. Sperando di riesumare tutte le cose che vi piacciono, come il Vangelo secondo Junks. A presto. Rimanete collegati.